Buongiorno a tutti dalla sulamanica.com, un sito tutta la magia. Io sono Max e oggi vado a mostrarvi, proprio ad assemblare davanti ai vostri occhi, un particolare prodotto che nel momento stesso in cui vedrete questo video sarà già in vendita al nostro store, e vi lascerò quindi il link qua sotto in descrizione se vi piace e volete acquistarlo. Trattasi delle famose mystery box. Noi non useremo dei veri e propri box, ma queste bellissime buste anonime, 10 buste foderate a bolle, in modo che la merce vi arrivi sana e salva. Abbiamo più di 300 euro di merce ora sul tavolo, che vi mostrerò un pezzo alla volta, e diviso 10 buste che sono, farà di media più o meno un valore superiore a 30 euro, ma solo per voi ovviamente saranno 29,90. Ecco, un pezzo alla volta la merce che troverete all'interno della busta. Ho preso come regola generale il fatto di mettere un mazzo di carte perlomeno per ogni busta che troverete in vendita sotto il nome di Mystery Box sulla sulamanica.com. Un pacchetto di Flexible, le Aurora, e un pacchetto di vecchie Nock, Phoenix, quelle a bordo rosso, le Aureas, Papilio, le NPH e infine le Fate Chips. Abbiamo le bellissime 52 Plus Joker, le Wizago e un piccolo portafoglio magico targato Fabbrica Magia che si chiama Vision Pulse, valore circa 30 euro. Una cosa particolare per voi, le carte Swimy, valore commerciale circa 20 euro, intorno ai 10 euro abbiamo un anello magnetico, 4 palline di spugna e questo effettino molto simpatico che è la corda in fazzoletto. Abbiamo due bicycle rider back, due bicycle standard sempre di colore blu e il mazzo di Batman. E si comincia con la busta numero 1, il portafoglio magico Vision Pulse insieme alle carte di Batman. 1 e una 2. Andiamo a chiudere tutto. Pacchetti. Un bel punto di domanda. E ci scriviamo Max. Busta numero 2, piatto ricco, fune che si trasforma in fazzolettino assieme a un mazzo di carte veramente raro. Questo forse è il pezzo forte di tutto, di tutta la collezione, che sono le 52 Plus Joker. E uno e una 2. Chiudiamo. Punto di domanda, tacchette. Max. E passiamo subito alla busta numero 3. Le Wizago, anche queste hanno un bel costo, sono un mazzo di carte veramente rare, a fargli compagnia un bel bicycle standard blu. E uno. E una 2. Punto di domanda per voi. Max. Busta numero 4. Dunque, il nostro giochino, un bel mazzo di Papilio e quattro belle pallette nere di spugna. Pallette di spugna. Mazzo di carte Papilio qui dentro per voi. Quando vi arriva a casa, se è quello corposo, ci sono le pallette di spugna. E anche qua un bel punto di domanda e autografo. Prossima busta, due mazzi di carte, due bei mazzi di carte, un bel rider back del bicycle e le NPH della Theory 11, veramente un bel mazzo di carte. Una e una 2 per voi, sarà chiusa, sigillata, un bel punto di domanda e autografo. Max. Qua ci mettiamo qua dentro, nostro effetto. Bicycle standard e le full tilt della Phoenix, anche in questo caso chiuse, sigillate e controfirmate. Qua un bel mazzo di carte e ci facciamo compagnia il nostro Rope to Silk, le Fate Chip qui per voi. Voilà. Abbiamo le Aureas di Hyde, il nostro effetto Rope to Silk e le indistruttibili Nock. Questo è il modello verde con apertura laterale, quelle della prima edizione, veramente un bel pacchetto anche in questo caso.
Che ci mettiamo qua dentro? Anello magnetico, bicycle, rider back, flexible. Delle belle carte anche da Cardistry. Rider back, anello e Phoenix. Chiudiamo. Punto di domanda e Max. Ultima busta, un effetto e un mazzo di carte. Il mazzo di carte sono le Aurora, la prima edizione di Parabiaghi, e un effetto particolare che sono quelle che si chiamano le famose carte Swami. Ultimo pacchetto fatto, finito, chiuso, per cui questo è tutto. Le mystery box dell'Asso alla Manica sono pronte, link in descrizione.